viene osservato il minuto di silenzio per la strage di Parigi. È tutto pronto per dare il via alle ostilità. Il direttore di gara, il signor Domenico De Girolamo di Avellino, partiti in questo istante. In Serie D, da questo punto di vista, ha fatto peggio. Espulso un giocatore del Picerno che ha colpito a gioco fermo un calciatore della Virtus. Adesso accerchiato dal direttore di gara, accerchiato il direttore di gara dai calciatori del Picerno, ma non ha avuto dubbi. Il guardalinea, sarà calcio di rigore dunque. È pronto Montaldi, la rincorsa, il tiro, palo! Palo di Montaldi che spiazza il portiere. Conti alza il campanile, a regolare la posizione di Massini, che in aria! Paratone di Lamarra, non segna ancora la Virtus. Però Petrugno a rimorchio, azione personale del calciatore della Virtus, schiaccia Montaldi, ancora fuori, ancora fuori. Tiene viva l'azione Galdean tra due giocatori, il tocco corto per Krasniqi, carica il destro, pallone abbastanza telefonato. C'è dunque la testa di Limuli. Ma Biason subito in acquato, il tocco corto irregolare, la posizione di Massini, è solo! E sbaglia anche questo! Delizioso il tocco di Biason, attenzione, ancora opportunità Gallù, ancora super Lamarra! Non vuole entrare, fermato, scarico a destra, Liberio, mette al centro Massini e non è possibile, incredibile, poi c'è il gol! E poi c'è il gol, la Virtus è in vantaggio al minuto 37 con Krasniqi. Assenza pesantissima quella di Ciarciò, ma adesso il Picerno ha un'occasionissima, vince un rimpallo, poi Esposito, clamorosa l'opportunità fallita dal Picerno, attaccato forse in maniera irregolare da Liberio, ancora un'opportunità per il Picerno che trova il pari proprio con Milicevic. Questo striscione esposto dai tifosi della Virtus, un bellissimo gesto applauditissimo dalla tifoseria. C'è Biason da quest'altra parte, varcata la linea mediana, si guarda intorno, prova a mettere un pallone dentro per l'inserimento straordinario di Krasniqi, che trova un gol eccezionale, ancora lui, ancora un assist di Biason, doppietta per Krasniqi, che giornata da ricordare per questo giocatore classe 97. Biason dentro Massini, si gira benissimo, è rigore, è calcio di rigore ed espulsione ancora per il Picerno, stavolta credo che abbia poco da protestare il Picerno. Fischia adesso l'arbitro, è pronto Montaldi, si ferma il tiro, rete questa volta, freddissimo Hannibal Montaldi, 3-1. Cambio nella Virtus, esce Montaldi, ed è un momento importante perché torna in campo dopo un anno di assenza Christian Quarta. Attenzione però, il Picerno in avanti e trova il gol incredibile con Esposito, ancora una volta sul filo del fuorigioco, e lo avevamo detto, l'impressione era che il Villa si fosse un po' addormentato. La Virtus, Galdean ha tre soluzioni, scarico per Massini, dribbling, doppio dribbling, giù, rigore, ancora un rigore procurato da Massini, terzo rigore dell'incontro questa partita. È pronto Massini, il tiro a rete, Gerardo Massini, gol numero 5 in campionato.
aveva pensato inizialmente al tiro, poi Krasniqi apre a destra, c'è il cross verso il centro e ce lo siamo chiamato il gol di De Giorgi, ce lo siamo chiamato il gol di De Giorgi. Francavilla e spugna anche Picerno, dicevamo prima numeri impressionanti per la formazione di Calabro, ottava vittoria in campionato.